Ciao a tutti amici, eccoci qua, quest'oggi sono in compagnia di Vincenzo e di Stefano del gruppo speleologico della Fondazione di Corchiano, Monumento Naturale delle Forre, e insieme a loro andremo alla scoperta di un cunicolo della classica forma ovoidale che si dirige, diciamo, da quello che abbiamo capito dall'esterno, in direzione del centro storico dell'odierna Civita Castellana, vale a dire nel passato Fale di Veteres, la capitale dei Falisci. Questo tipo di scavo, questa opera di ingegneria, chiamiamola idraulica, la troviamo molto frequentemente in tutti quanti i centri abitati, i centri storici di tutti i paesi facenti parte dell'agrofalisco. Era un vero e proprio marchio di fabbrica, se non erro. Ah, sì. Quindi, adesso partiamo e andiamo a vedere cosa si nasconde dentro. Pronti! La particolarità di questo cunicolo è che non parte direttamente dal ciglio della rupe, ma lo troviamo parecchio basso, dunque quasi sul fondo della forra, e s'accede tramite una grotta a pianta quadrangolare, diciamo che è un unicum nel suo genere, e lo vediamo affiancato da un altro cunicolo laterale non terminato. Non so se sia un errore di scavo o qualche altro uso. Sicuramente sta grotta a pianta quadrangolare, rettangolare, venne utilizzata, se fosse stato un cunicolo idraulico, come cisterna, ipoteticamente. Molto probabile. Molto probabile, sì. E proviamo. Andiamo il viale danze. Prova. Alimentava la cisterna, infatti ad un certo punto termina, cose già riviste, perché questo genere dei cunicoli servivano per intercettare la falda superficiale, non avevano funzione d'acquedotti, erano una sorta di pozzi orizzontali, bucavano la rupe per andare a intercettare la falda, e l'acqua di percolamento che si raccoglieva sul fondo del cunicolo andava ad alimentare la cisterna, la grotta quadrangolare. L'acqua che ancora oggi in parte è presente infatti là c'è molta fanghiglia, sì. Ma soprattutto ricorda anche molto il fontanile del diavolo. Sì, stesso sistema idraulico, credo, come, e anche stesso periodo, anche perché la fattura è pressoché ovidale, tranne che questo tratto che è quadrangolare, è quadrato, rettangolare.